Zillotta, è un brutto colpo per il governo Monti? È una battuta d'arresto? Noi oggi, insomma, giochiamo su questa parola arresto, che in realtà è una parola molto forte e che riguarda quello che potrebbe accadere domani all'onorevole Cosentino, ne parleremo. È un brutto colpo d'immagine o anche sostanziale? No, io credo che sia una cosa spiacevole, perché sicuramente è stato un comportamento, diciamo, non conforme a regole deontologiche. Adesso io non so se ci, non credo che ci siano profili di reato. È stato risolto nel modo in cui doveva essere risolto, perché io penso che Monti abbia preteso che ci fosse rigore nei comportamenti dei membri del governo, e io penso che è successo quello che a noi stupisce, perché per tanti anni abbiamo assistito a scandali, a comportamenti ancora peggiori, che non hanno dato luogo a dimissioni delle persone coinvolte. Quindi io credo che i membri del governo, chi ricopre cariche pubbliche, deve essere inattaccabile sul piano dei comportamenti personali, al di là dei profili di reato. Io penso anche che occorrerà stabilire, al di là dei profili penali, dei codici deontologici che riguardino i membri del governo, ma anche le alte burocrazie, perché c'è sicuramente una prassi nota a chi frequenta gli ambienti dei ministeri, di scambi di favori, no? All'interno di un certo mondo, di un certo ambiente. Ecco, io penso che ci debba essere molto rigore anche a quei livelli, che gestiscono poteri forse talvolta quasi superiori a quelli degli esponenti politici di vertici delle amministrazioni. Quindi cose che cioè io penso che da questo punto di vista il paese sta crescendo e maturando, e quindi comportamenti che sono stati tollerati per tanti anni non sono più tollerabili. Il paese, in una fase così complessa, dura, di sacrifici, pretende rigore, trasparenza, e quindi bisogna che questa sia garantita con la coscienza personale, ma anche con dei codici che indichino i vincoli e le regole a cui chi ricopre certi incarichi deve attenersi. Tra l'altro, proprio quello che dice Sergio Rizzo oggi, l'autore insieme a Gian Antonio Stella della Casta, un codice etico fa bene al governo. Potrebbe essere una chiave quella di metterlo. Prodi l'ha già fatto, come tu ti ricorderai. Per i membri del governo lo ha fatto, e però secondo me non bastano i membri del governo, perché l'intervista di Bonini fa intravedere, diciamo, tutto un l'intervista, mondo appunto, a che Pisciccelli, allo sciacallo, la burocrazia, il mondo delle magistrature amministrative, che svolge tante funzioni di giudice, ma anche di capi degli staff dei ministri, che quindi gestiscono un potere burocratico molto importante, che incide e condiziona l'attività di governo, riguarda la gestione, diciamo, delle risorse pubbliche, degli appalti, e quindi dobbiamo bisogna anche guardare il costo di quella casta, non soltanto, perché la casta non è soltanto la politica, ma allora è anche i grandi burocrati, che certo, di cui mai nessuno parla, di quello che è la casta. Linda. Certo, difatti sono state introdotte, però una parte è estremamente veloce, l'altra decreto, invece estremamente, anche soltanto i costi all'interno della Camera. C'è maggiore visibilità della politica, quindi è più facile che il primo decreto, cosiddetto Salva Italia, è stato messo la norma sul tetto agli stipendi pubblici, che io ricordo il governo Prodi aveva introdotto, il governo Berlusconi ha eliminato, e adesso viene ripristinato. Quindi Napoli, ognuno deve un po' farsi l'esame di coscienza. Allora adesso ci vado da Napoli, però voglio... No, io voglio dire solo questo, cioè Bollo, la questione Malinconico è risolta. La specificità di questo governo non è quello di rigenerare il mondo, ma quello di fare alcune riforme che la politica non è stata in grado di fare per 15 anni. Le prime le abbiamo viste nel primo decreto, le prossime, ancora più importanti a mio avviso, le vedremo nel prossimo, quello sulle liberalizzazioni. Adesso e ne per parliamo, la crescita. Forse tra 20 Quindi, giorni. Il tema è questo. Dopodiché alcune persone che sono state, io credo, reclutate nel governo dal presidente Monti in base alle loro competenze, al base del loro curriculum, se la precedente vita, no, non politica, perché poi ricordiamoci che queste persone sono arrivate a ruoli di governo visibile, magari a 60 anni, a 60 anni, 60, esatto, fa emergere dei comportamenti non accettabili dal punto di vista di chi ricopre cariche pubbliche, è un altro conto. Ma io, ecco, non accetto la questione di fare tutto un erba e un fascio e dimenticare qual è il perché
perché è nato questo governo, qual è la sua missione e cosa sta facendo, perché altrimenti noi veramente ci facciamo male da soli. No? Allora, aspetta il giorno, aspetta il giorno. La cosa è che la missione del governo Monti, che è in carica da 2 mesi, è quella di ridurre la spesa pubblica, perché quello che è stato fatto in questi anni, compresi con questa manovra, non ha ridotto, compresi, perché ha aumentato la tassazione. Compresi gli ultimi tre, è che mentre aumentava il gettito fiscale, aumentava anche la spesa e quindi aumentava complessivamente la pressione fiscale. Allora, la lotta all'evasione va bene, è prioritaria, ma insieme bisogna ridurre la spesa, perché altrimenti quel maggior gettito non farà che aumentare la pressione fiscale. Punto primo. Brava. Punto secondo, lo spread è il frutto di una crisi complessiva dell'Europa e dell'euro, ma la piccola differenza è che oggi, rispetto a 2 mesi fa, l'Italia, con questo governo, è in grado di mettersi al tavolo, discutere con la Germania. E oggi avverrà, per pretendere che la Germania faccia quello che dia più forza all'Europa e che quindi i mercati aspettano per far diminuire lo spread dei paesi più deboli. Ieri venivano dati e a meno 0,1%. Lo spread, noi ci lamentiamo, ma quello perché che noi abbiamo avuto, caro spalle. Napoli, se stai zitto, perché io sono stata zitta e adesso stai zitto anche tu. Io sono fatto, non ho parlato prima. No, taci, mamma dai, dai, mia. Dai. È che ci siamo abituati ai tassi dell'euro, perché Castelli che rimpiange l'euro, eccetera, se non avessimo avuto l'euro. Sì, l'entrata nell'euro, tu hai detto che 2 errori sono stati fatti, l'euro e la globalizzazione, come se la globalizzazione... I dati sono lì da vedere, noi stiamo chiudendo tutte le aziende. Ma l'Italia ha speso e si è indebitata e ha costruito debito con i tassi dell'euro e con la copertura della Germania. Questo gioco adesso è finito. Cos'è la responsabilità della classe politica? Che quel debito è stato fatto non per fare le infrastrutture e tutte quelle cose che rendono oggi competitivi altri paesi, ma per pagare spesa corrente. Questa è la responsabilità della classe politica. Bravissima. Di centrosinistra e di centrodestra. E il motivo per cui è stato chiamato Monti a rimettere in sesto questa baracca. Quindi è inutile che facciamo la retorica malinconica, cioè il punto è che la classe politica in questi anni ha fallito la sua missione fondamentale. Bravissima. Sfruttare l'opportunità dell'euro per rendere competitivo il paese. Allora, fatto veloci così poi apriamo il fronte, liberalizzazione e Cosentino. La e prima non cosa molto tempo. È che la missione del governo Monti, che è in carica da 2 mesi, è quella di ridurre la spesa pubblica, perché quello che è stato fatto in questi anni, compresi con questa manovra tre, non ha ridotto, compresi, perché ha aumentato la tassazione. Compresi gli ultimi tre, è che mentre aumentava il gettito fiscale, aumentava anche la spesa e quindi aumentava complessivamente la pressione fiscale. Allora, la lotta all'evasione va bene, è prioritaria, ma insieme bisogna ridurre la spesa, perché altrimenti Bravissima. Quel maggior gettito non farà che aumentare la pressione fiscale. Punto primo. Brava. Punto secondo, lo spread è il frutto di una crisi complessiva dell'Europa e dell'euro, ma la piccola differenza è che oggi, rispetto a 2 mesi fa, l'Italia, con questo governo, è in grado di mettersi al tavolo, discutere con la Germania. E oggi avverrà, per pretendere che la Germania faccia quello che dia più forza all'Europa e che quindi i mercati aspettano per far diminuire lo spread dei paesi più deboli. Ieri venivano dati e a meno 0,1%. Lo spread, noi ci lamentiamo, ma quello perché che noi abbiamo avuto, caro spalle. Napoli, se stai zitto, perché io sono stata zitta e adesso stai zitto anche tu. Io sono fatto, non ho parlato prima. No, taci, mamma dai, dai, mia. Dai. È che ci siamo abituati ai tassi dell'euro, perché Castelli che rimpiange l'euro, eccetera, se non avessimo avuto l'euro. Sì, l'entrata nell'euro, tu hai detto che 2 errori sono stati fatti, l'euro e la globalizzazione, come se la globalizzazione... I dati sono lì da vedere, noi stiamo chiudendo tutte le aziende. Ma l'Italia ha speso e si è indebitata e ha costruito debito con i tassi dell'euro e con la copertura della Germania. Questo gioco adesso è finito. Cos'è la responsabilità della classe politica? Che quel debito è stato fatto non per fare le infrastrutture e tutte quelle cose che rendono oggi competitivi altri paesi, ma per pagare spesa corrente. Questa è la responsabilità della classe politica. Bravissima. Di centrosinistra e di centrodestra. E il motivo per cui è stato chiamato Monti a rimettere in sesto questa baracca.
Quindi è inutile che facciamo la retorica malinconica, cioè il punto è che la classe politica in questi anni ha fallito la sua missione fondamentale. Bravissima. Sfruttare l'opportunità dell'euro per rendere competitivo il paese. Allora fatevi sentire Zurlo, poi posso dire l'evasione. Allora il governo arrivo, aspetta Zurlo, come fa il signor Brambilla a essere competitivo quanto il costo di un operaio a lui costa 25 euro e al signor Brambilla cinese costa 2 euro. Andate in qualsiasi grande magazzino di adesso, di prodotti italiani non ce n'è più, vendono solo roba cinese, vendono soltanto roba cinese. Però diciamo abbassare, proviamo a sfruttare questi ultimi due minuti. Lanzillotta e Zurlo, Bortolù, devi aspettare. Una aspetta. Battuta solo. La faccio fare dopo, Lanzillotta. La cosa che voglio dire è che un cittadino normale sarebbe già in carcerazione preventiva. E lo ritieni normale? Il punto è che l'autorizzazione a procedere non può essere un privilegio dei parlamentari. L'ho detto io prima. Ecco, allora, siccome nel caso di specie il fumus persecutionis non risulta e non si può, diciamo, rischiare di dare un trattamento speciale a un parlamentare indagato per associazione camorristica per essere anzi un punto di riferimento importante di uno dei clan più spietati della Camorra. Secondo, sul piano politico, io non credo che il PDL possa presentarsi, diciamo, all'elettorato italiano avendo provocato una crisi per difendere quello che fa il PDL un parlamentare non sono cose indagato. Io non sono entrato nel Partito Democratico, diciamo, oppure nel terzo polo. Noi abbiamo Lanzillotta, impiego un'ora a discutere del caso malinconico, risolto, diciamo, nel modo corretto dal governo. Ora stiamo discutendo, ragazzi, di qualcosa ben più Camorra, accuse molto serie. Che deve essere una sentenza. Davvero poco tempo. Zurlo, deve essere una sentenza. Se mi promettete un telegramma.